cosa l'ha indotta a partecipare a questi laboratori? Principalmente per cercare di avere, secondo me, un aiuto per quanto riguarda le piccole imprese artigiane nella divulgazione e nella visibilità del prodotto. Cioè, secondo me, il punto 2 della riunione di stamani, secondo me, è quello fondamentale. Sto parlando artigianato nel caso nostro, calzature da uomo, però è uguale, che sia donna, che sia uomo è lo stesso. La cosa fondamentale è quella lì, cioè, perché l'artigiano non ha, essendo imprese piccoline, non hanno la possibilità di avere investimenti, di fare investimenti importanti per avere una visibilità soprattutto all'estero. E quindi l'aiuto che noi cerchiamo è questo, cioè quello di poter avere, magari partecipando a delle spese, non è che uno deve avere degli aiuti a fondo perduto, però un aiuto da quel lato lì per poter essere visibili a livello internazionale, perché siccome noi, ringraziando Dio, abbiamo un prodotto che rappresenterebbe veramente il Made in Italy, perché noi facciamo una cosa prettamente in loco, cioè da mani esperte, da artigiani veramente che ancora, come si dice noi, hanno le bullette in bocca. Questo è quello che, cioè, auspichiamo che l'artigiano possa avere di aiuto, tutto qua.